Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi andiamo a parlare sempre di calciomercato, ma di un intreccio di portieri. Esattamente ragazzi, perché come sappiamo Juan Musso è andato all'Atalanta per 20 milioni, quindi l'Udinese si trovava senza portiere. Dove ha virato l'Udinese? Dove ha puntato, no, l'Udinese per sostituire Musso? Ragazzi, l'Udinese si è accaparrato quasi ufficialmente, sono parole di Gianluca Di Marzio anche queste, Silvestri dell'Hellas Verona, ragazzi. Un portiere di tutto rispetto, sinceramente. A me Silvestri a Verona con Juric non è mai dispiaciuto, ha fatto anche delle belle parate, quindi può essere anche un degno sostituto di Musso, ovvio, magari Musso è un po' più forte di Silvestri, quello sì, però comunque come primo portiere anche Silvestri ci sta. E quindi l'Udinese si accaparra Silvestri, sembra che la cifra sia intorno a i 2,5 milioni di euro più di bonus, quindi dovrebbe essere sui 3,5 per Silvestri neanche tanto, sinceramente. E voi direte, ma perché secondo te Ale, l'Hellas Verona ha lasciato un portiere titolare come Silvestri, no? Che adesso è senza. No, ragazzi, non è senza, perché in realtà Silvestri è partito perché l'Hellas Verona aveva già il sostituto di Silvestri. In poche parole, il Verona, ragazzi, ha puntato su Monti Po. Esattamente, ragazzi, Monti Po, il portiere che era al Benevento, no? Che il Benevento è retrocesso in Serie B. Monti Po che andrà in prestito con obbligo di riscatto, quindi a fine prestito, diciamo che l'Hellas Verona è obbligato anche a riscattarlo. Non so quanto sia il riscatto perché non ci sono ancora le cifre del riscatto. Però comunque verrà riscattato. Quindi anche Monti Po' poi dopo il prestito sarà ufficialmente un portiere dell'Hellas Verona. Quindi in poche parole ragazze, grazie alla perdita di Musso l'Udinese aveva bisogno di un portiere. Nel frattempo che sondava su Silvestri il Verona si è già vista in giro e ha preso già Monti Po'. Così arrivando Monti Po' ha fatto sì che Silvestri partisse per l'Udinese. Questi sono gli acquisti di oggi, l'intreccio dei portieri di oggi. E se vogliamo, anche se non sbaglio, l'Udinese è quasi vicina anche a Glick, da quello che ho capito, al giocatore del Benevento. Quindi l'Udinese si sta muovendo in questo percorso di mercato e sarà anche tra l'altro la prima avversaria contro la Juventus. Nella Juve, ragazzi, ho letto ieri su OneFootball che per Locatelli ma ballano 10 milioni. Per Locatelli ballano 10 milioni, la Juve ne offre 25 più 5 di bonus, quindi sono 30. Sassuolo ne vuole 40. Siamo sempre lì, ragazzi, sempre lì. Se non arrivano questi 10 milioni in più, la Juventus Locatelli non lo prende. Però comunque, ripeto, sono notizie di Gianluca Di Marzio, quindi Monti Po andrà in prestito al Verona con l'obbligo di riscatto e Silvestri, che era il portiere del Verona, andrà all'Udinese per sostituire Juan Musso. Queste sono le ufficialità. Se non sbaglio, il Cagliari ha anche preso un giovane del Genoa, un classe 98, che adesso non mi ricordo il nome, però anche il Cagliari ha preso un nuovo giocatore del Genoa, giovane. E forse c'è anche il sì di Nandez all'Inter, ragazzi, però quella notizia lì la portiamo più avanti, senza caso fosse ufficiale che Nandez andrà all'Inter. Però sembra che ci sia il sì del giocatore. Nandez comunque non ha fatto male al Cagliari, secondo me sarebbe un buon acquisto per l'Inter, come comunque Esubero, Panchinaro ci potrebbe anche stare. Niente ragazzi, video veloci perché queste sono le notizie per adesso, non ce ne sono altre. Se il video vi piace, un bel like, mi raccomando, commentate qui sotto nei commenti, fatemi sapere voi cosa ne pensate di Silvestri all'Udinese e di Monti Po' al Verona, che Monti Po' comunque con il movimento non ha fatto assolutamente male. E se voi ragazzi, anche mi raccomando, se vi fa piacere iscrivetevi al canale che è importantissimo e non costa nulla per voi vedere tanto. Condividete il video, così mi fate iscrivere anche loro, attivate le notifiche così non vedete i miei prossimi video. Qui da tutto. Bella.